Io farei allora un applauso a Luc Modano. Chiederei allora magari cos'è che sta per disegnare, cioè cosa disegnerà. I don't know what I'm going to draw. I didn't plan it. I thought just how I to draw here, not like I draw my comics, but like I draw when I just for the fun of it, would I just let the pencil lead me. Non ho pianificato niente, non so ancora cosa disegnerò e non è come quando disegno per uno dei miei fumetti, ma ho intenzione di disegnare qui come quando disegno per divertimento, e lasciando andare la penna. But I brought some old photos of my family because I get inspiration sometimes for faces or for images. Ho portato delle vecchie fotografie della mia famiglia. Perché a volte le prendo come ispirazione per i visi dei miei personaggi o per i disegni in generale che faccio. I use a lot of photography, take photographs, and I use photographs in my comics or drawing. I usually rely very heavily on photographs, but And I work digitally for years now, but it's for drawing you should practice all the time, like practice your hands, like being a musician or something, and then it's more like doing meditation maybe, that you just let the hand flow and not, because comics is it should be very. I'm very interested in the storytelling, so I the story is what leads to drawing, so I have to be very much in control. So in between, I like to lose control sometimes. Lose control even if it's going to be beautiful or accurate, just whatever comes, and just. Sì, io per i miei lavori, come già detto prima, utilizzo, cioè lei utilizza, vi parlerò in prima persona, è più facile, ma parlo per lei, utilizzo fotografie, e, come già detto, e poi lavoro digitalmente, sì, quindi con strumenti digitali, però penso che la mano, insomma l'abitudine a disegnare debba essere esercitata e conservata, un po' come per uno strumento musicale. E quindi si continua a disegnare anche così su carta in maniera tradizionale. Le piace poi conservare, diciamo, le piace dare molta attenzione allo storytelling e quindi le piace, come diceva anche prima, lasciare andare la mano, e nonostante siano importanti i dettagli e la cura, ma lasciare un po' andare nel mezzo. Per dare libertà allo storytelling e lasciarsi un po' libera. Subito. La mia domanda è questa. Ho portato mio figlio a vedere i suoi lavori, che ha 6 anni, e appena ha visto le prime cose ha fatto oh. Allora la mia domanda è se lei è consapevole dello stupore, della meraviglia che genera il suo lavoro e come considera questa cosa? Oh. Well, it will make me maybe too frightened to draw now. well, it's I don't see it this way. I see it as I have this is my way to drawing is was always from a very young age which a way to communicate with people. As a child, I was very shy, and I wasn't good at sport.
Drawing was something that I could do, and to communicate, and also like a gift that I could give. So when I meet people that they read my book, and also comic artists, you work alone at home, you don't see people, you don't see the audience. So when I meet people and they tell me that they like my work, or especially kids, I feel very grateful, actually. Allora, prima di tutto una domanda del genere potrebbe farla tendere al punto da non riuscire più a disegnare, perché si è emozionata da questo, da questa cosa. Lei fin da piccola usava il disegno per comunicare con le persone, perché era estremamente timida, non era brava negli sport, e quindi utilizzava questo disegno come un mezzo per comunicare, e anche come un mezzo, come un gift, quindi come un dono da fare agli altri. E tuttora, quando incontra persone, essendo il lavoro di disegnatore o comunque di fumettista un lavoro piuttosto solitario, quando si trova a incontrare persone, e soprattutto bambini, e sapere che suscita in loro questa emozione la rende grata, si sente, sì, prova gratitudine per questi sentimenti che suscita. E fra l'altro, ecco, quello che ha detto mi dà anche lo spunto per quando parlava del disegno come anche dono da fare agli altri. È interessante perché, appunto, organizzando con lei la mostra in Palazzo Ducale, che appunto ho curato io personalmente, mi ha colpito questa cosa di queste illustrazioni, che appunto alcune sono esposte. E appunto le avevo chiesto come nascevano queste illustrazioni, no? Se erano lavori per riviste o cose. Lei mi ha detto: no, questi sono regali che io faccio ai miei amici. E ognuna di queste illustrazioni non ha un titolo, il titolo è semplicemente il nome dell'amico, dell'amica a cui l'ha donata. Ecco, io ho trovato questa cosa molto, molto bella. Because as an illustrator, I work for an assignment. Either it's an assignment that I get from a client, or assignment that I give myself, like illustrating a book or comics. So it becomes my profession, what used to be my hobby. So I don't have many opportunities just to draw for the fun of it. But to draw and something complete, not these doodles. Diciamo che adesso, appunto, uno può disegnare per i committenti, gli editori, o per se stesso. Allora, nel suo caso, quello che era il suo hobby è diventato la sua professione. E non le capita spesso di avere occasione di poter scarabocchiare, di poter disegnare per divertimento, di fare questi disegnini, doodles. So when a friend of mine when I want to give a present, not just for birthday, sometimes just because, I don't know, for a friend. So it's like these are the occasions when I just draw a drawing for the drawing itself. And then but I think about the person that I want to give it to, and it's like what kind of image it reflects in me. Quindi quelle rare occasioni che ho per disegnare, per il gusto di disegnare, le uso in questa maniera, spesso disegnando sì per gli amici, e nel disegno che faccio per loro cerco di mettere
ciò che vedo riflessi in loro. Ed è una delle rare occasioni in cui lo fa, appunto, non per professione, ma per il piacere di disegnare. And then I don't and then it's I think it may makes the drawing better when I think about the person that I love and I want to give him a present. It's easier for me to make a beautiful drawing than if I do it for myself. And then because if I do it just for myself, I lose patience. Poi pensare agli altri, disegnare pensando a qualcuno, disegnare per qualcuno che ama, a cui vuole bene, pensa che questo renda migliore il suo disegno, ciò che fa. Per esempio, quelle rare volte che disegna per se stessa, e se dovesse disegnare per se stessa non è la stessa cosa, perché spesso magari perde la pazienza. Io comincerei anche ora a parlare un po' delle storie, perché appunto, come ho già detto qui e come appunto emerge anche in modo molto, molto chiaro dalla mostra, appunto lei si considera in primis una storyteller, cioè un autore che racconta storie più che un autore che disegna. Per cui volevo sapere se, per esempio, sta già cominciando, non dico a lavorare, ma magari a ragionare sulla sua prossima storia. Yeah, I actually I am. It's a little bit early to speak about it, but my next project is not it's not exactly comic, something in between. It will be short stories. Autobiographical about my things that really happened to me and my family and my family with drawings and with maybe but drawings that are sometimes are sequences, not illustrations. The drawings also will tell part of the stories, and part of it will be in text, but it's not exactly comics like frames. Sì, è un po' presto per parlarne, però l'idea sarebbe di fare qualcosa che non sia proprio un fumetto di senso compiuto. Saranno storie brevi, pensava di fare qualcosa di autobiografico che riguardasse lei e la sua famiglia, di cose che sono accadute a lei e alla sua famiglia. E non sarà un fumetto, non ci saranno magari le classiche vignette, ci saranno più dei quadri, dei disegni, che insieme al testo racconteranno la storia, quindi con disegni e testo, ma non nella canonica forma fumetto a cui tutti insomma pensiamo. It's events from my past that I look back at the past and I look at these events that sometimes I just remember that it was strong feelings, but I remember that I was ashamed or that I was embarrassed or something that my father said to me, and I remember very strong from my childhood. And then I tried to remember exactly what happened there and why it was such a strong, why was is it such a strong memory? And usually it's also funny, because usually the embarrassing experience are the funniest one. All right. Allora, appunto, come diceva, era ciò che vorrebbe trattare nella sua prossima opera. Sono eventi del passato, quindi hanno riguardato lei e la sua famiglia, focalizzando su quelli che sono i suoi ricordi di sensazioni forti del passato, e magari partendo da sensazioni che non sono esatte, quindi da impressioni, e focalizzandosi però su delle sensazioni magari di vergogna, o insomma che l'hanno marcata fortemente e che magari non ricorda esattamente cosa sono, invece cercando di arrivare a ricordarsi esattamente quel momento lì,
ritirandolo fuori, però di solito è divertente, dice, perché quelle situazioni che provocano l'imbarazzo maggiore, queste forti sensazioni, poi ricordandole, ritirandole fuori, sono cose che la divertono. Yeah, for example, one of the stories when I went with my I went with my father to New York for the first time when I was 20, and he was I never been to New York before, and on the way there on the plane. My father told me that he arranged to me to go to the pilot in the cockpit. And he said it like he's like I was five, you know, like I arranged for you to meet to go to the cockpit, and I was really really embarrassed because maybe, you know, now I would be happy to go to the cockpit, but when I was 20, I thought it would be, I felt like too grown up to, so I told my father that I don't want, why he's meddling with my business, and then he said, I don't want to go. But he said, no, you must go, because I already arranged it. It was very difficult to arrange, so you must go. And then I went to the cockpit, and the pilot was really surprised to see me. He thought also that he's going to meet like an 8-year-old girl. Really? All right. Ad esempio, un episodio invece di cui ricorda bene, quando aveva 20 anni e per la prima volta stava andando a New York insieme a suo padre, sull'aereo il papà aveva preso accordi, insomma le disse che si era messo d'accordo per farle vedere la cabina di pilotaggio per entrare nel cockpit, e glielo disse un po' come se fosse una bambina di 5 anni, quindi lei provò imbarazzo in quel momento. Adesso magari sarebbe entusiasta, le piacerebbe una proposta che riterrebbe interessante, ma quando aveva 20 anni si sentì molto in imbarazzo e quindi disse no, non ci voglio andare, cercò di rifiutare, però il padre insistette affinché andasse lì nella cabina e alla fine andò, e il pilota fu molto sorpreso di vederla, perché anche il pilota dice ma mi aspettavo una bambina 8 anni, 5 anni, e quindi fu molto imbarazzante. Volevo sapere com'è stato proprio vivere gli ultimi mesi a Tel Aviv con la nuova crisi, ecco, di quest'estate che si è innescata. Noi appunto ci siamo visti là a Tel Aviv per girare il filmato che poi è in mostra, era giugno ed era l'inizio, appena l'inizio, ecco, di quella che poi c'è stata l'escalation, e di fatto è stato un conflitto, ecco, che è durato tutta l'estate. Per cui era sapere come si vive e come ha vissuto, ecco, in questo periodo, e se, come dire, è qualcosa che alla fine ci si abitua mai, ecco, a convivere con questo tipo di situazione, che sono i razzi e quant'altro. I can't draw an answer it, I'm sorry. because it's a little bit more complicated. I think it's difficult for me to answer, because I think for me this summer still didn't, it's not over yet. I'm usually, I know when we spoke in June, when you were in Israel, and I saw the movie yesterday in the exhibition, and I was talking about Tel Aviv, about life in Tel Aviv, and when I saw it, I said, well, now I feel it's changed, you know, because it was very, very traumatic summer, and there were, unfortunately, you know, many crises in Israel. Israel is a long-going crisis for 100 years already.
It's not the first war, it's not the first and probably not the last, but I felt that it became, maybe it was more, I don't know, maybe it's just, even, you know, my age, you know, again and again going through the same process. But this time I felt it was more extreme in some ways. So I'm still, I don't know if getting over it, or I don't know if I will get over it. Because it was very violent, not only violence of Israelis against Palestinians, but also violence, suddenly violence of Israelis against Israelis. So it became more complicated, maybe to put it aside and ignore the fact that it's becoming worse by time, like a sickness that you don't treat. And so I know I, and usually I try, I'm a very optimistic person, and I also am very attached to Israel. I cannot really think living here to live somewhere else. I don't see myself as an individual, but I feel very connected to my family, to the language, to my friends, to I don't know even what, but I feel that to live Israel would be for me a disaster. Like I would be floating in the air. I'm sorry. You cut it. Yeah, yeah. I'm sorry. I'm sorry. Because it's a complicated question, so it's complicated. Yeah. Allora, è, come avete visto, una domanda difficile, anche insomma pregna di significati e che risveglia una parte emotiva. Tant'è vero che non riesce a rispondere disegnando a questa domanda. È una situazione difficile, non si è ancora conclusa. Ieri per esempio ho visto il film, diceva, e ne stavate parlando della vita in Tel Aviv, e lei sente che il momento attuale, questa situazione presente, per lei è più traumatica, c'è qualcosa che è cambiato, nonostante ci siano stati per 400 anni crisi continue, ma diciamo non è la prima e non sarà l'ultima guerra, e forse l'età, ma crede che appunto nonostante questi episodi siano ciclici, si ripetano ancora e ancora, questa volta l'ha vissuta come un episodio più estremo. Non è sicura di, non sa se supererà questa impressione, questo trauma, non sa se tornerà appunto a pensare sì, tanto si ripete, ma questa volta è più traumatica. C'è un enorme tasso di violenza, c'è molta violenza, non solo di Israele, degli israeliani contro i palestinesi, ma degli israeliani contro gli israeliani, quindi anche una guerra interna. E stavolta è più complicato mettere da parte questi episodi e conviverci. È un po' come una malattia che, se non curata, peggiora, diventa sempre peggiore. È comunque ottimista, molto legata al suo paese, molto legata a Israele, e non riesce a pensare di vivere altrove, di stare da un'altra parte, perché si sente molto legata ai luoghi, agli amici, alla famiglia, agli affetti che sono lì. Yeah, so but I in the last since the war, this war this summer, I suddenly I feel that I start losing a little bit of my optimism, and I don't know if and it's what's difficult is to decide if is it just a depression, you know, the general depression. I said no, I'm not going to be depressed. I'm going to be the same person, and I'm going to stand for what I believe in, and or is it just reality? Or maybe this is reality, and I was wrong before. You know, it's just easy, difficult to decide what's how to react
if being depressed really knows a just a logical, reasonable way to be. Però in effetti is losing hope the right solution or not? Please hold on to this one because it's a strong one. Allora, il fatto è che dall'inizio di questa guerra comincio a perdere questo mio ottimismo di cui comincio a perdere il suo ottimismo di cui parlava prima, e si chiede: ma è solo una sorta di depressione, una cosa generale, cioè un'impressione, è depressione? E quindi tu dici no, questa è una questione appunto di testa, di depressione, cerco di resistere, tengo duro, mi impegno per ciò in cui credo e rimango salda in ciò in cui credo. Oppure magari è la realtà dei fatti, cioè i fatti sono questi, è inutile essere ottimisti, depressi, e semplicemente prima si sbagliava a essere ottimista, cioè questo è una realtà ed è una realtà dura. When is the right moment to say okay, everything is lost, there's no hope, or in effetti or quando when is to say okay, let's continue to be hopeful, okay. It's just stupidity to me. Is it just stupidity to be hopeful or is it reasonable? Alright, we're in philosophy. Allora, in effetti si comincia a chiedere quando è che arriva il momento di dire sì, è il momento di perdere la speranza. È stupidità dire no, io continuo a avercela questa speranza, cioè mantenere questa speranza dopo tutto? Sono domande che emergono dalla situazione attuale, insomma. I'm still, you know, and what I think I can do is doing my job. You know, my job is to write honest stories and draw honestly and write honestly. This is what I can. The only thing that I'm really feel I'm certain of. No, I can stick to it. All right. Quindi l'unica cosa certa, l'unica cosa che posso fare io dal canto mio è fare il mio lavoro. Scrivere storie, disegnare storie in maniera sincera, ed è l'unica cosa che mi dà certezza, di cui sono certa, a cui posso aggrapparmi. This was like the place where I feel completely happy is when I work. L'unico momento, l'unico posto, l'unico luogo in cui mi sento completamente felice, a mio agio, è il momento e il luogo in cui lavoro. Yeah, maybe because my mother, she had this even when I was a child, she used to tell me that each one of us, we have his own place or thing that he has to do, and you do it. It doesn't matter of what it is, but you find it and then you do it, and this is your somebody gave it to you as a duty. Oh. And she had this. She was a kind of woman. She had this all this truthful, big truth that she put in us as kids. But sua madre, che era una donna che aveva appunto un sacco di verità che diceva ai suoi figli, diceva questo: che ognuno ha il suo posto, ognuno fa la sua cosa, e che come un posto e un'attività che gli vengono assegnati, che gli vengono dati, è come un dovere, come un compito che hai. Dobbiamo però appunto lasciare spazio poi anche agli eventi successivi, per cui appunto farei un applauso finale a Ruth Modano. Thank you. Grazie. Thank you.